al Brimstone and Fire. Cioè, stage montagna numero 6. Allora c'è. Ti chiedono di aprire un OnlyFans con consigli segreti di Tekken. Eh no, quello è troppo. Le foto nudo ok, ma i consigli Tekken sono delle operazioni. Non possono essere di persone. Comincia con quello che ci si aspetta, cioè un enorme movimento da parte di Rean e un minimo movimento da parte di Rean. 1 più 2, arriva. Il panzo nero. Ce la posso fare. Siamo sponsorizzato da ogni azienda esistente. Qui non voleremo come player ufficiale. 1 più 2 per interrompere l'elettrico. Madonna, sai cosa sarebbe bello? Tipo consiglio dei ministri Remo. Sponsorizzato. MIUR. Esatto. Ministero dell'Università Ricerca. Vediamo, mancano solo 6 secondi, che vuol dire una bella trottola regia. Eccola! Non no, giocare tutto per tutto a giocarsi tipo. Se si fosse giocato la regia. Ah, ma non era in rage. No, no, lui sì. Non gioca. Era. Ah no, non era forse. No! Era forse di Rea non era in rage. Ah no, Rea no, 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 Rea no. Perfino le lezioni di corsi hanno più senso del gameplay. Oh madonna, parole forti. Madonna raga. Ma poi i competi di Cross non riescono a leggerli perché li scrive in caps. Dannazione a me. Esatto. Cross maestro di marketing. Bravo. Tutto il Majinker, bravissimo Rean che steppa l'ultimo colpo del Majinker. Va probabilmente ad ammazzare. No, manca uno sputo di vita. Un calcio di azzo molla. Attenzione, non è ancora morto. 15 secondi alla fine del round. Si giocherà di tutto. E invece Rean vuole dimostrare che anche senza Giz non ha problemi ad eliminare il giocatore del calibro di David Kazuya. David Kazuya non riesce a prendere Rean. Tappa troppo. Pressione da Mantide. Bravo che pare il D2. Niente, non riesce a colpirlo. Ah, infatti mi sotto la ovviamente. Stava molto male. Su 3, negativo nick. Edge drive, non so se gli conviene perché si sta togliendo il tempo. Prova a punire ma invece batte di strottolo. Arriva a muro. Mezza barra per lui. No, un po' meno. Questo qua. Aia, il 50-50 stanno facendo effetto. Bravo a punire, poi entra il muro ma non lo sfrutta benissimo, ma non fa niente perché si va comunque, fai una run. Questo può essere stato portarlo agli FD di Zafina, è bello portabile. Ah, non si può steppare niente il Majin Ken. Bravo che punisce. Scappa via. Ce l'aveva, poteva confermare, aveva vinto. Non ha confermato il WSD 1, è confermabile quello. Aia, si scopre, ultima scelta per Rem. Kazuya ha molto paziente. Kazuya è pescatore. Kazuya è pescatore. Guarda, sta lì che aspetta. Tanto mancano 5 secondi. 4. No. Fatti scoperto, punizione morto. La mattanza! Sponsor ufficiale di David Kazuya.
Anche perché non c'era molto altro che potesse fare Rehan. E infatti Rehan passa. Ghis deve tornare al fumetto. Ma non può cambiarlo in questo modo. Però siamo felici, tutti va bene, sono tutti felici. Non è successo niente, nessuno ha visto niente. Sono tutti felici? Va bene. Nessuno si lamenta, sono tutti felici. Nessuno si lamenta, sono tutti felici. Crossfire ovviamente continua con le sue frecciatine, perché immagino che stia... Ah no, infatti, devono rifare perché non poteva cambiare così. Certo, è Devil Kazuya pescatore, no? Ne stavo parlando prima. Per chi non c'era prima, per quanto riguarda la lore, Peter mi diceva la mattanza è questa tradizione siciliana in cui il pescatore si mette in acqua, sta fermo, non si muove e aspetta che il pesce venga. Come Devil Kazuya, non si muove e aspetta che ci sia uno spazio e poi pa. Che però non è come Devil Kazuya, cioè è giusto che se tu hai molta più vita del tuo avversario, mancano pochi secondi, che cacchio vai in faccia all'avversario? Tanto deve essere lui a venire. Comunque il match non valeva, giusto, perché non si può fare. Non si può, bisogna fare da selezione di livello. Our estate. Vediamo. Questo Ghis sicuramente stravolgerà il matchup. Questo è poco ma sicuro. Vediamo. Gin tra l'altro può anche fermare un po' delle stringhe di Ghis, ma dipende tutto da se il DK lo sa. Ah, minchia! Cioè, Ghis estate? Esatto, al Ghis estate. Alla World Estate. E gli è uscito random, no? Manco a dire che si è scelto. Che culo! Vediamo. Adesso diventa un problema, no? Perché adesso con una barra un colpo le va. Che vedremo, tira fuori la mazza. Che si sa, nella mitologia siciliana Devil Kazuya è il pescatore e non il pesce. Crash il jab con le altre. What? Attenzione. Spacing da parte di entrambi. 17 secondi alla fine del round. Bellissimo float da parte di Piccatura. Non ha molto concretizzato, però per F4. Però 50-50 risolve tutto. 2. Che abbassa, bravo Rehan. Aia, questa fa male. Fa malissimo perché fa anche la combo. No, troppa. Bravo a skippare la presa di K. Skippa anche il Repuken. Questo lo para. Skippa anche questa presa di K pescatore. Para tutto. Eh sì. Sta aspettando il pesce. Un muro. Però, cioè, questa è una situazione dove lui è un po' in difficoltà, nel senso che ha un pelo di vita in più, ma non così tanto. Ma comunque è sufficiente. Comunque è sufficiente per arrivare al set point. Attenzione. Prova il bastone. Questo gli costerà. No, ancora ha detto troppo la giacca. Non finisce però. Aia, l'elettricone. Eh sì. E con un perfect Devil Kazuya prosegue avanti nel torneo.